Noi dobbiamo vincere tutte le partite per avere la speranza di poter arrivare, di avere una chance di poterci giocare i playoff in casa, di poter prendere il secondo posto, perché il primo posto è un po' difficile prenderlo perché Sanlúcar sta andando forte, sta meritando in questo momento il campionato, è una squadra imbattuta, è una squadra che non lascia punti da nessuna parte, quindi penso che Sanlúcar abbia il diritto di andare in Serie D in questo momento. Il risultato bugiardo non direi, perché abbiamo avuto parecchie palle gol nel primo tempo, almeno abbiamo avuto tre palle da poterle concludere diversamente. Poi giustamente se ci sono dei dubbi, io dalla panchina non sapevo se c'era il rigore oppure no, e c'era il fuorigioco, quindi dalla mia parte facevo fatica a vedere se era fuorigioco, però se loro lo dicono loro, sono lamentati, giustamente hanno le loro scelte, le loro idee vanno rispettate. Noi siamo rammaricati per l'arbitraggio di quest'oggi. Si potrà vedere tra qualche ora sui vari siti le immagini del rigore e del fuorigioco. Non è che il fuorigioco non è che era di mezzo metro, di un metro, ma era ben visibile a tutti, anche se la squadra Lamezia potrebbe essere pure molto superiore alla nostra piccola società. Ma penso che il risultato del 3-0 non rispecchia assolutissimamente quello che è stato la prestazione in campo. Oggi ci ritroviamo a commentare una partita dove il primo tempo stavamo sotto di due gol, dove nemmeno noi sappiamo come abbiamo preso i gol, in quanto c'è stato un rigore a nostro avviso totalmente inventato e l'abbiamo subito e purtroppo non possiamo farci niente contro un arbitraggio abbastanza scadente oggi. Mi dispiace, ma la prestazione per quello che mi riguarda e per quello che hanno detto gli addetti ai lavori oggi è stata solamente scadente. Posso essere soltanto contento della prestazione dei ragazzi che pur sotto un altro gol, a nostro avviso anch'esso sul fuorigioco, hanno continuato a giocare. Ovviamente il valore della vigor non stiamo noi della Lamezia non stiamo noi a scoprirlo, quindi non avevano assolutamente bisogno di questo tipo di bonus. E dopodiché i ragazzi hanno cercato di riacciuffare la partita in tutti i modi, hanno fatto una grande prestazione contenendo bene un attacco importante come quello della Vigor, come Angotti, Foderaro, e quindi siamo riusciti oggi a fare una buona prestazione ma senza punti in tasca.